Prospero Fest è un qualcosa di eccezionale, proprio perché è unico nel suo genere. È stata anche una sorpresa per me. A un certo punto mi è sembrato quasi che fosse una cosa più grande, no, di me, con tutti questi nomi importanti. Ed è bello che la cultura venga promossa in questa maniera. È bello che sia messa al centro dell'attenzione ed è un punto importante per ripartire in un periodo di tempo in cui col Covid, con quello che ci è successo, con la chiusura, è davvero una partenza, un inizio, una prosperità, un augurio di prosperità. E queste manifestazioni, questi festival così importanti, così unici, bisogna lavorare proprio perché non siano unici, perché vengano copiati, no? Anche ripresi anche in altri posti. Che ci aiuti questo ad andare avanti, nel futuro, guardare a qualcosa di importante e capire quali sono i valori veri della vita. Oggi è una bellissima serata, sono talmente vicine che sembra quasi di poterle toccare. Lo faccio spesso, lo Scoto è un grande astrologo e mi ha insegnato molte cose su di esse, ma di tanto altro ancora non sappiamo nulla e non parlo solo di stelle.